Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi parleremo della torcia tattica della True Night modello Catapult V6 SST70 con ben 2836 lumen di potenza massima. È una torcia tattica con pochi fronzoli, semplicemente con un tasto per accendere e spegnere e selezionare la potenza, ma davvero potente, con un fascio abbastanza ampio che ci permette di illuminare pure a distanza, tutto con una sola pressione del tasto. Vediamo come funziona e vediamo ovviamente pure come si comporta il buio, perché poi faremo una prova in esterno. Iniziamo. Viene venduta all'interno di questa scatola in cartone imbottita, troverete in dotazione come accessori dei ricambi per quanto riguarda i tappi dell'ingresso USB per la ricarica, due O-ring, una custodia da poter collegare sia alla cintura o alla spallina e allo zaino, oppure poterla appendere con un gancio, inoltre un laccetto per evitare che possa caderci dalle mani, più un cavo USB che va collegato a questo ingresso. All'interno c'è una batteria di tipo 26650 da 3,7 volt e ben 5000 mAh. Questo è il tasto di accensione, al centro c'è anche un LED che varierà in base allo stato di carica della batteria. Per poterlo accendere sarà sufficiente premerlo una volta. All'accensione la torcia avrà la luminosità che avremo impostato noi preventivamente, infatti è possibile accenderla e selezionare il tipo di luminosità mantenendo premuto questo tasto. Per accedere alla modalità turbo e alla modalità strobo sarà necessario premere due volte il tasto. Premendolo due volte avremo la modalità turbo, quindi molto luminosa, ben 2836 lumen, però questa luminosità durerà 220 secondi, quindi circa 3 minuti e mezzo, per poi scendere a 1313 lumen per 89 minuti. Premendola altre due volte invece accederemo alla modalità strobo. Questa invece avrà una luminosità di 1120 lumens per 210 minuti. Poi abbiamo le modalità standard, quindi quelle che possiamo impostare all'accensione successiva. Infatti, in fase di accensione, mantenendo premuto il tasto, potremo impostare la luminosità che dovrà avere la torcia all'accensione successiva. Come vedete, va variando, quindi se io volessi impostare la modalità bassa, media o alta, basterà rilasciarla per avere la luminosità che avevo appena selezionato all'accensione successiva. La modalità alta emette 1417 lumen per 102 minuti, invece la modalità media emette 270 lumen per 9 ore. La modalità bassa invece emette 31 lumen per ben 86 ore. La modalità Firefly, quella più bassa di tutte, che ci serve solo per essere visti o comunque per cercare all'interno di alcuni vani, dura ben 70 giorni. E la caratteristica di questa torcia è quella di avere un fascio luminoso abbastanza largo che ci permette di illuminare le zone periferiche di dove ci troviamo e dove stiamo illuminando, più una zona molto luminosa centrale che ci permette di illuminare a grande distanza. Infatti riesce a raggiungere ben 692 metri di distanza massima con una intensità luminosa di 12.000 candele, ha una resistenza alla caduta di ben 1,5 metri e una protezione, quindi un'impermeabilità di tipo IPX8 immergibile a ben 2 metri di profondità. Basterà mantenere premuto il tasto per alcuni secondi e si accenderà la modalità Firefly, che emette davvero pochissima luce, può servirci per ricercare oggetti all'interno di alcuni vani oppure semplicemente per essere notati al buio. Ma ora proviamo direttamente come si comporta in esterno, facciamo due riprese in alcune zone buie e poi traiamo le conclusioni valutandola assieme. E allora ragazzi, siamo buio praticamente pesto, vi faccio vedere con la modalità minima la luce che emette questa torcia. Adesso sto illuminando ad una distanza di 10-15 metri circa e adesso metterò la modalità leggermente più alta e già, come potete vedere, il fascio luminoso, sia quello che illumina a distanza che quello grandangolare, illuminano davvero una buona porzione, anche molto molto distante. Ora vi metto la modalità alta. Questa è la modalità alta, davvero davvero potentissima. Purtroppo c'è troppa nebbia e non riesco con questa umidità ad illuminare come vorrei. Ok, potete vedere la luce che emette. Questa è la modalità turbo, decisamente potentissima. Però guardate il fascio luminoso con la parte grandangolare e la parte invece che illumina a distanza.
peccato davvero per questa nebbia. Questa è la montagna di San Calogero Bianco da Agrigento e dalla strada ci saranno almeno 500 metri. E adesso vi faccio vedere come con il buio pesto illuminando per terra riesco a vedere sia la zona centrale dove si concentra il fascio più luminoso che anche la zona attorno grazie a questa luce grandangolare. Ovviamente questa è la modalità minima e la modalità alta. E allora ragazzi, cosa dire di questa torcia tattica? Secondo me è abbastanza luminosa, come abbiamo visto riesce da mettere un fascio abbastanza distante, un fascio anche abbastanza grandangolare che ci permette di illuminare la zona attorno a noi. È una torcia con pochi fronzoli, semplicemente un tasto di accensione che ci permette di utilizzarla in campeggio o per qualunque altro tipo di utilizzo in zone buie, sia per lavoro che per semplicemente per hobby. Il tasto di accensione è anche un LED che di colore blu quando la torcia ha una carica ancora sufficiente ed è rossa quando invece è in fase di carica. Devo dire che secondo me è una torcia molto valida. Ringrazio True Night per avermela inviata. Vi invito a cliccare sulle schede che vedete apparire qua attorno per poter vedere recensioni di altre torce tattiche. Vi ricordo che fra pochi giorni recensirò altre torce nuove. Quindi vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi do appuntamento a tutti nei prossimi caricamenti, ricordatevi di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella, mettere mi piace al video se vi è piaciuto e lo avete ritenuto utile e ci vediamo nei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!